qui da Zon TV. Oggi è la presentazione ufficiale di Cercalago a Bracciano, perché è una presentazione itinerante nei vari comuni del comprensorio. Qui siamo con Simone Binarelli. Buonasera. Un ideatore, sì. L'ideatore insieme ad altre persone, sì. Adesso ci spiega un po' la storia e il perché di Cercalago, portale del lago. L'idea di fare un portale turistico che racchiudesse in sé le informazioni su 6 comuni del territorio ci è venuto un giorno in cui con Fabrizio, l'altro autore, ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non provare a fare un portale che contenesse diverse informazioni di diversa natura? È nato dall'idea di creare un raccoglitore informativo, cosa che mancava, circa 2 anni fa. Ci siamo messi insieme, l'abbiamo pensato, poi tra le mie competenze e le sue l'abbiamo tirato su pian piano, in circa 8 mesi di lavoro. Il mio ruolo è quello del rapporto con le istituzioni, il coordinamento dei ragazzi che fra un po' cureranno il discorso del marketing, appunto per l'inserimento dei dati commerciali, di tutte le attività commerciali che sono in zona, il fatto della calendarizzazione degli eventi e la cura dell'inserimento delle associazioni all'interno del portale. Punto forte del sito è quello che il tentativo di cercare di creare una rete civica all'interno dei 6 comuni presenti nel portale. Quindi appunto noi ci riferiamo principalmente alle associazioni culturali a cui diamo la possibilità a titolo totalmente gratuito di avere uno spazio proprio sul portale, e spazio descrittivo dove possono inserire una gallery, immagini e informazioni proprie, e più anche una parte che cura gli eventi di ogni associazione e la possibilità di inserire appunto un vero e proprio calendario d'eventi per pubblicizzare le proprie attività e promuovere la propria associazione, sempre a titolo gratuito. Perché il comune di Bracciano ha appoggiato questa iniziativa di Cercalago presentandola pubblicamente all'interno dell'archivio Mazzini? E abbiamo appoggiato questa idea perché crediamo nella sinergia tra i vari enti e tra le varie associazioni presenti sul territorio. Quindi questo è uno strumento che inevitabilmente li metterà in comunicazione tra loro e che darà visibilità, la giusta visibilità, agli sforzi che queste associazioni fanno per arricchire l'offerta turistica e l'offerta culturale di questo territorio. Quindi riteniamo che un portale web così strutturato, quindi dove una famiglia ci si può rivolgere per tanti motivi, quel portale che promuova le loro iniziative sia gratificante per loro e utile per tutti gli altri. Oggi pomeriggio ci è sembrato giusto pubblicizzare gratuitamente un portale come Cercalago, perché può essere un aiuto per il nostro territorio, per le attività e per le associazioni. Per Zon TV, Daniele Coltrinari.